Bentrovati ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Ecco, siamo entrati definitivamente o quasi nella fase 2, ma ci sono settori che in realtà non hanno mai smesso di operare fin proprio dall'inizio del lockdown e si sono trovati quindi a far fronte a tutta una serie di criticità legate a questa emergenza sanitaria. Tra questi sicuramente c'è il settore food, con gli stabilimenti che sono dovuti sempre restare aperti, attivi, e che soprattutto dall'oggi al domani, e parlo di inizio marzo chiaramente, si sono dovuti adeguare a norme sanitarie spesso proprio di difficile attuazione. Lo sono ora, figuriamoci, 2 mesi fa quando si cominciava ad avere a che fare con questo virus. E con un grosso prezzo da pagare, anzitutto la salute dei lavoratori, ma anche la continuità stessa dell'attività produttiva, oltre proprio anche alle ripercussioni in materia di responsabilità penale, che tra l'altro stanno animando i dibattiti di questi giorni. Oggi ci concentriamo proprio sulle criticità che hanno dovuto affrontare e che stanno affrontando e affronteranno gli uffici legali di 2 grandi realtà del mondo food, grazie al contributo dei nostri ospiti che vado a presentare. L'avvocato Federica Ferrini, General Counsel Continental Europe di Kraft Heinz Group. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E l'avvocato Simona Musso, direttore affari legali di Lavazza. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Agli Le Fonti Legal. Buongiorno. Ecco, grazie appunto anzitutto per essere qua con noi. Io, avvocato Ferrini, partirei da lei e le chiedo appunto quali sono le problematiche, le criticità legate alla gestione di questa fase 2, ma anche della prima fase dell'emergenza. Prego. Certo. Allora, direi che per quanto riguarda in particolar modo la fase 1, la criticità maggiore che abbiamo dovuto affrontare soprattutto all'inizio è stata quella di dover dare delle certezze in termini e in tempi assolutamente rapidi al business in un contesto che era tutt'altro che certo. Questo è stato particolarmente amplificato dal fatto che per quanto riguarda in Italia abbiamo dovuto cercare di leggere, interpretare, rielaborare e poi anche tradurre in un linguaggio che fosse poi azionabile da parte del business non solo i vari provvedimenti normativi che si sono susseguiti a livello nazionale ma anche a livello regionale, prendendo in considerazione sia la Lombardia che il Lazio e in particolar modo il Lazio, dove abbiamo il nostro sito produttivo. Quindi questo ha sicuramente lo stabilimento di Latina, dove vengono prodotti sostanzialmente tutti i nostri prodotti relativi al baby food, quindi un portfolio assolutamente importante nell'ambito di tutti i prodotti che vendiamo qui in Italia, importante sia per noi che per i nostri consumatori naturalmente. E quindi in questo contesto così critico, così confuso, l'ufficio legale, il dipartimento legale ha svolto un ruolo direi fondamentale nel poter guidare il business, nel fare delle scelte che fossero sia in linea con questo nuovo contesto normativo nel quale ci siamo trovati, ma che fossero in linea anche con ciò che era giusto fare, sia per noi, quindi per i nostri dipendenti e per la loro sicurezza, sia per i nostri consumatori. Quindi direi che se devo descrivere la criticità che ci ha visti protagonisti in questi ultimi mesi, direi che questa sicuramente è la prima. Una volta poi capito un po' meglio come orientarci in questo contesto così nuovo per tutti, sicuramente la seconda criticità è stata legata a come lavorare in un contesto completamente nuovo dettato dallo smart working. In quanto Kraft Heinz, direi che quasi immediatamente ha deciso di adottare questa modalità di lavoro agile per tutti i suoi dipendenti, proprio per assicurare la loro tutela in termini di salute e di sicurezza. Questo però ha creato naturalmente un contesto nuovo per l'ufficio legale, sia in termini di relazione con i propri stakeholder, sia in termini proprio di modalità con le quali poter fornire il proprio servizio. È un punto che
naturalmente abbiamo dovuto gestire è stato quello di appunto definizione di come procedere ad esempio con la raccolta delle firme dei contratti, e abbiamo trovato delle soluzioni sicuramente utili. E ora che abbiamo visto che parliamo non più di una situazione temporanea, ma di qualcosa che purtroppo ci vedrà coinvolti ancora per diverso tempo, stiamo adottando anche un approccio più strutturale per gestire anche questo aspetto. Un ulteriore tema che sicuramente è stato molto importante, che ci ha visti di nuovo protagonisti, è stata anche la gestione dei training, perché abbiamo deciso come ufficio legale che in questo momento così particolare la formazione, che per noi è assolutamente importante, non doveva essere bloccata, e quindi ci siamo chiesti come poter continuare ad offrire questa formazione ai nostri colleghi in un contesto dove non possiamo più organizzare un training dal vivo, ma dobbiamo affidarci soltanto a quelli che sono gli strumenti elettronici. Anche qui, per fortuna, il mondo digitale in cui Kraft Heinz già opera è stato assolutamente d'aiuto, in quanto ci siamo resi conto che avevamo già a disposizione degli strumenti che ci hanno consentito di continuare a fare la formazione dei nostri dipendenti in una maniera interattiva, in una maniera che non ci fosse semplicemente un legale davanti a uno schermo a spiegare in maniera come dire passiva agli altri colleghi un argomento specifico, ma abbiamo trovato il modo per continuare a, come dire, ad ingaggiare i nostri dipendenti, a far sì che anche queste sessioni potessero continuare ad essere interattive. E non da ultimo, naturalmente, come menzionava anche lei, abbiamo dovuto trovare un modello all'interno della nostra società che consentisse di continuare il nostro business senza che quindi ci fosse un'interruzione, ma avendo come punto di riferimento sia la sicurezza dei dipendenti che la sicurezza dei consumatori. E quindi c'è stata anche una sinergia, direi fondamentale, tra i vari appunto stakeholders interni e anche tra i vari organi interni come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, ma anche l'organismo di vigilanza, per valutare le misure che avevamo già messo in atto e magari pensare di definirne altre, proprio per assicurare un modello che potesse tenere in termini anche di appunto eventuali conseguenze come quelle che menzionava lei, tenuto conto che anche da un punto di vista di salute e sicurezza dei lavoratori, di nuovo, ci troviamo in un mondo un po' diverso da quello precedente, che stiamo imparando a scoprire un po' ogni giorno. Quindi, se faccio riferimento alla fase 1, direi che queste sono le criticità principali che abbiamo incontrato, però devo anche dire che come Kraft Heinz mi sono resa conto che eravamo forse preparati magari più di altre aziende a gestire un'emergenza del genere, in quanto avevamo già sperimentato il modello dello smart working che ha funzionato perfettamente, e difatti in termini di produttività non ci sono stati impatti, e ci siamo resi conto anche di avere degli strumenti da un punto di vista elettronico digitale che ci hanno aiutato moltissimo, sia lato legale sia lato come dire relazioni con gli altri stakeholders interni della nostra azienda. Certo, poi lei ha avuto anche il coordinamento rispetto ad altri paesi, giusto? Sì, esatto, e devo dire che assolutamente sì, e devo dire che l'Italia da questo punto di vista è stata un po' una stella polare, quindi è stato un po' ha fatto un po' da traino rispetto agli altri paesi, perché purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di trovarci in questa situazione in una criticità tale che ha sicuramente preceduto quella in cui si sono trovati gli altri paesi, e quindi anche nella definizione dei protocolli da seguire, delle linee guida da prendere in considerazione, dei rischi di cui tener conto nel momento in cui sono state prese alcune decisioni aziendali, sicuramente l'Italia ha avuto un ruolo importante e ci ha aiutato anche a capire quello che sarebbe successo negli altri paesi. Certo. Avvocato Musso, do la parola a lei, e se può raccontare appunto qual è stata invece la sua esperienza. Sì, a rischio un po' di ripetere alcune cose, perché obiettivamente molte delle cose che ha detto la collega che mi ha preceduto effettivamente sono esattamente riproponibili nella mia esperienza. Anche per noi la criticità, ovviamente, noi ovviamente abbiamo, come per Kraft, ovviamente abbiamo continuato a produrre, e quindi abbiamo garantito la business continuity e l'approvvigionamento di tutti i nostri clienti per arrivare fino al consumatore finale. Ovviamente nel nostro caso ci sono stati business che sono stati da subito interrotti. Il business del fuori casa sostanzialmente ha avuto un lockdown, direi, immediato,
però in contemporanea c'è stato un incremento invece della richiesta nell'area retail, e quindi di fatto a livello produttivo non c'è stato, cioè c'è stata una riduzione magari dei turni, ma non ci sono stati provvedimenti di cassa integrazione, nulla, perché in effetti la produttività ha continuato assolutamente regolare. Anche per noi la criticità, la priorità della fase 1 è stata chiaramente quella di garantire con immediatezza, perché effettivamente adesso sembra tutto, visto ex post, sembra tutto facile, però in realtà nell'immediato siamo stati costretti, esattamente come Kraft, ad adottare protocolli ancora prima che i protocolli venissero emanati a livello governativo, e quindi di fatto a continuare a lavorare incessantemente preservando la salute dei, prima di tutto la salute dei dipendenti. E devo dire che però quindi abbiamo costituito da subito un comitato di crisi di cui facevano parte diverse funzioni aziendali, dalla, ovviamente dall'HR alla compliance, all'health and safety e ovviamente anche al legale, comitato di crisi che ha avuto un po' il ruolo, diciamo, di coordinare i vari interventi, di analizzare le difficoltà, di interpretare anche qui ovviamente, di nuovo anch'io confermo che in questa situazione la direzione legale non è mai stata ferma un minuto, quando io ricevevo ogni tanto sullo smartphone qualche WhatsApp, diceva visto che vi state annoiando sul divano eccetera, io dicevo no, in realtà in questa fase abbiamo lavorato molto di più, abbiamo lavorato anche di sabato e di domenica, perché poi il governo ha sempre avuto l'idea di emanare decreti magari il venerdì sera o il sabato sera, e ovviamente il lunedì l'azienda si aspettava delle indicazioni, quindi anche l'emergenza, l'urgenza di intervento è stata una dura prova. Un'altra dura prova. Appunto, veniva anticipato il venerdì dalle regioni e poi il sabato. Sì, ma poi queste conferenze governative. Poi la grossa difficoltà anche la conferenza stampa che anticipava i contenuti, però sì, finché non c'era il decreto chiaramente non si poteva essere sicuri che poi di tradurre quelle parole della conferenza stampa in linee guida effettivamente per gli operativi. E quindi sicuramente anche noi poi abbiamo ovviamente le varie società del gruppo, la maggior parte ovviamente società che rientrano comunque produttive di caffè, quindi diciamo omologate anche come codice Ateco, ma abbiamo anche alcune società, ad esempio abbiamo il Museo Lavazza che invece ha dovuto chiudere da subito, quindi abbiamo dovuto dare indicazioni anche, abbiamo un canale della ristorazione dove abbiamo il Stop Shop di Milano piuttosto che il ristorante Condividere di Torino, che chiaramente anche lì ha dovuto adeguarsi immediatamente, chiudere immediatamente, quindi insomma abbiamo dovuto coordinare un po' anche di realtà produttive da una parte, ma anche realtà commerciali e della ristorazione, quindi diciamo realtà diverse. Personalmente un'altra grossa difficoltà che ho incontrato in questo momento, cioè in questo periodo, è derivata dal fatto che noi come direzione abbiamo anche il coordinamento degli affari societari, e chiaramente quest'anno poi per caso evidentemente o per sfortuna direi erano in scadenza tantissimi consigli di amministrazione, quindi abbiamo dovuto provvedere al rinnovo di diverse cariche societarie all'interno del gruppo. Abbiamo gestito comunque di fatto 47 consociate a livello mondo tra consigli di amministrazione e assemblee, tutte in remoto, quindi devo dire che è stata una prova, poi sapendo bene che in alcuni casi dovendo modificare anche la struttura dell'organo amministrativo c'erano domande da parte dei noi siamo azienda di famiglia con azionisti di famiglia che magari facevano domande sul passato, chiedevano di recuperare documenti magari del 2000 piuttosto che del 2005, e qui veramente siamo stati fortunati o forse anche diciamo previsivi, abbiamo adottato nel tempo e nel passato una digitalizzazione abbastanza avanzata anche di questo settore, quindi anche degli archivi societari, che ci ha permesso effettivamente di consultare, di non perdere mai la possibilità di consultare anche in remoto archivi passati, quindi verbali dei consigli di amministrazione precedenti piuttosto che delle assemblee. E devo dire che questo, se non avessimo avuto questo, questa capacità tecnologica, questo sarebbe stato veramente difficile da gestire, ovviamente in una fase in cui l'archivio cartaceo era sostanzialmente inaccessibile.
Quindi l'altra difficoltà è stata anche per noi il coordinamento delle consociate del gruppo, quindi noi abbiamo adottato delle misure per la tutela dei dipendenti, delle misure di prevenzione, e confermo quello che ha detto la collega sul fatto che abbiamo adottato in Italia delle misure che poi sono servite fondamentalmente come linea guida per tutto il gruppo, anche in nazioni, in stati che effettivamente erano forse meno colpiti o comunque meno, dove il lockdown era vissuto in maniera meno severa, come ad esempio all'inizio in Germania piuttosto che in Francia. Negli Stati Uniti abbiamo dovuto anche, Stati Uniti e Canada, abbiamo dovuto adattare alla regolamentazione locale ovviamente e al fatto che gli Stati Uniti, essendo stato federale, avevano anche zone completamente diverse. Ad esempio in Pennsylvania hanno adottato un lockdown immediato, in altri stati no. Quindi diciamo questa parte di nuovo di coordinamento è stata di nuovo una parte diciamo critica, una parte diciamo in cui abbiamo dovuto sicuramente impegnarci molto. Certo, ecco, assolutamente, adesso infatti mi vorrei concentrare anche su quello che ha lasciato questa emergenza che pian piano si spera che ci stiamo lasciando alle spalle, insomma. E quello che ha lasciato nella vostra professione di General Counsel è chiaro che è un ruolo che è sempre stato cruciale per l'azienda e che adesso probabilmente lo diventa ancora di più. Quindi chiedo a lei, Avvocato Ferrini, anzitutto come è cambiato e come secondo lei cambierà il suo lavoro e anche che cosa ha lasciato in termini poi di digitalizzazione, ovviamente. Prego. Certo. Allora, io direi che questa crisi e il modo in cui è stata gestita all'interno delle società, quantomeno in Kraft Heinz, è stata l'occasione per dimostrare per l'ennesima volta come ormai il ruolo del General Counsel, comunque del Legal Counsel all'interno dell'azienda, deve essere proprio un ruolo di un business partner, quindi di colui o colei che danno un contributo attraverso le proprie competenze al fine di guidare la società per attraverso appunto processi decisionali e affinché vengano prese determinate azioni. E questo è stato il caso anche per la gestione di questa crisi. Riprendendo un po' alcuni spunti della collega, anche in Kraft Heinz naturalmente c'è stato un comitato di crisi che è stato attivato immediatamente e il dipartimento legale direi che ha fatto parte della cabina di regia di questo comitato di crisi. Quindi per quanto riguarda i messaggi che mi porto a casa e quindi i miei anche cosa ho appreso durante questa crisi, direi la riconferma del fatto che il dipartimento legale è essenziale all'interno della società, non solo per occuparsi di questioni strettamente meramente legali, ma per agire all'interno della società come funzione che può supportare il business a 360 gradi, sia per dare delle soluzioni in contesti così confusi, incerti come questo, e quindi per indicare la via mettendo in risalto non solo a volte ciò che è giusto, ciò che bisogna fare da un punto di vista legale, ma anche ciò che è giusto fare sulla base di quelli che sono i valori aziendali e il rapporto anche con la comunità nella quale operiamo. E probabilmente l'altro punto che è emerso è che è fondamentale innanzitutto saper lavorare in un mondo che diventa sempre più virtuale, un mondo nel quale non possiamo fare affidamento necessariamente sulla possibilità di andare alla scrivania del nostro collega per risolvere in pochi minuti una questione, e quindi un mondo dove dobbiamo imparare sempre più ad utilizzare anche con intelligenza gli strumenti che abbiamo a disposizione per relazionarci con i nostri colleghi, e un mondo dove è fondamentale anche da un punto di vista legale puntare sulla digitalizzazione e l'innovazione, quindi capire quali sono gli strumenti che anche noi come dipartimento legale abbiamo a disposizione per essere agili, veloci ed essere in grado di fornire il nostro supporto alla società in qualsiasi tipo di condizione. Secondo me l'esempio che ha fatto la collega della possibilità di recuperare documenti così risalenti nel tempo anche in una situazione così particolare come questa è l'esempio proprio lampante di come l'ufficio legale deve essere strutturato ed è anche la direzione in cui Kraft Heinz sta andando. Come le dicevo prima, la gestione di questa crisi mi ha dato la riconferma che abbiamo già al nostro interno molti strumenti
che ci hanno reso possibile anche lavorare come ufficio legale con una produttività che assolutamente non è calata rispetto al pre-Covid, e questo grazie al lavoro che è stato fatto prima di digitalizzazione di molti documenti, anche di un archivio che consente di recuperare appunto contratti piuttosto che firme, e questo è stato fondamentale. E probabilmente l'ultimo punto è anche quello di capire come ufficio legale, come dipartimento legale, possiamo di nuovo supportare e lavorare insieme al business per pensare ad un modo nuovo di lavorare. E di nuovo prendo spunto da un'affermazione della collega che ha fatto riferimento al canale Horeca. Anche nel nostro caso naturalmente questo canale è stato impattato e adesso dovremo capire come poter riattivarlo, con quali modalità, probabilmente pensando anche ad un modo di lavorare diverso da prima. E anche in questo caso diventa fondamentale il ruolo che il Dipartimento Legale potrà giocare per lavorare insieme al business per definire di nuovo un nuovo modello di business. Certo, assolutamente, anche perché poi in ballo ci sono una serie poi di responsabilità e di, insomma, la normativa già di per sé, c'è cioè una produzione normativa veramente enorme, le normative spesso non sono chiare e spesso non lo sono neanche le indicazioni. Vedi INAIL o insomma sì. Questo tipo di la prassi, diciamo. E Avvocato Musso, qual è la sì, tua opinione? Di nuovo concordo assolutamente al 100%, quindi sottoscriverei esattamente tutto quello che ha detto l'Avvocato Ferrini. Io credo che questa crisi, questa grossa crisi, che di fatto probabilmente sicuramente la più importante, la più grave del dopoguerra, quindi nessuno di noi l'ha mai vissuta prima. Non finirà riportandoci esattamente al punto di partenza. Recentemente ho sentito in un webinar, in uno di quelli che appunto ho avuto occasione a cui ho avuto occasione di partecipare in questi giorni, e si diceva che probabilmente non ci sarà una ripartenza, cioè ci sarà una ripartenza ma non un ritorno alla normalità come intendevamo prima. Io di questo sono profondamente convinta, cioè credo che sia arrivato sicuramente il momento della ripartenza e che sia necessario guardare con ottimismo alla ripartenza, come dice anche il nostro spot del resto, che ovviamente in questo sottoscrivo pienamente, quindi bisogna guardare, bisogna rinascere, bisogna rifondare ovviamente le basi per la ripartenza, però non sarà come prima. Credo che questa crisi abbia profondamente cambiato tante abitudini, sicuramente abitudini lavorative. Lo smart working secondo me diventerà una realtà molto più diffusa, non lo dico chiaramente solo io ma lo sento dire ovunque, e devo dire che anche noi nel nostro piccolo, anche noi avevamo già iniziato uno smart working dal 2017, quindi in realtà eravamo già preparati, avevamo già gli strumenti, avevamo già le possibilità tecnologiche sicuramente, avevamo un po' meno l'abitudine perché comunque, ad esempio, chiaramente non era uno smart working al 100%, quindi ovviamente si trattava di fare un giorno a casa, a rotazione, quindi insomma era molto più light. Noi abbiamo dovuto qui abituarci da un giorno all'altro, noi siamo stati in smart working in Nuvola, nell'headquarter praticamente dal 6 di marzo, quindi prima ancora, cioè due giorni prima, poi c'è stato il decreto del 9, ma diciamo immediatamente siamo stati in smart working, e però tutti insieme, tutti quanti. Questo secondo me all'inizio ovviamente poteva presentare delle difficoltà, perché eravamo appunto abituati con uno o due colleghi, intendo all'interno della direzione, collegati da fuori, magari che si univano alle riunioni però tenute fisicamente. Adesso ci siamo dovuti abituare chiaramente a ricollegarci invece tutti in remota, e questo sicuramente anche per quelli che magari erano un pochino meno orientati allo smart working e alla produttività dello smart working, è stato un cambiamento radicale. E l'azienda, io ho dei colleghi che, non colleghi del legale, colleghi di altre funzioni, che erano un po' ostili all'inizio, all'introduzione dello smart working, perché erano un po', diciamo, di vecchio stampo, l'idea del se non sei in ufficio e non ti posso controllare, probabilmente il dipendente inizia a non lavorare bene. Si sono completamente ricreduti, quindi io credo che d'ora in avanti sarà una modalità non solo per il legale, chiaramente il nostro mestiere si presta molto, perché chiaramente una volta avendo gli strumenti, avendo la possibilità di accedere agli archivi, avendo quindi delle risorse tecnologiche efficaci,
La tipologia di consulenza del legale chiaramente è perfetta per questa modalità in remoto. Chiaro, manca l'aspetto umano e su questo appunto anche all'inizio abbiamo lavorato, nel senso che io ad esempio ho istituito da subito dei virtual coffee al mattino e al pomeriggio, del tutto facoltativi perché non voleva essere ovviamente una forma di controllo per il mio team di persone che appunto dovevano trovarsi e farsi vedere che effettivamente lavoravano. Ma come esattamente ci si trova normalmente al caffè al mattino oppure al pomeriggio dopo pranzo, tutti i giorni ci trovavamo, chi poteva, chi non aveva altri impegni concomitanti, eccetera. Ma questo secondo me ha consentito appunto di continuare una modalità di condivisione che per me fa parte, è veramente essenziale per il nostro lavoro. Cioè io sono assolutamente convinta che la condivisione, la possibilità di unire le esperienze, di essere sempre allineati su quello che si sta facendo, sia veramente fondamentale. Quindi questo, anche la possibilità di farlo anche in modo virtuale, mi ha rinfrancato sulla possibilità di adottare questa modalità di fatto di lavoro in remoto anche per il futuro. Tra l'altro io credo che lo smart working in particolare, unito appunto al fatto che eravamo già avanzati, molto avanzati digitalmente, sarà per il futuro in lavazza un cambiamento notevole, perché ha dimostrato che anche le riunioni sono molto più efficaci, sono molto più produttive, si perde molto meno tempo. Quindi di fatto anche quelli che io chiamo a volte i miei colleghi un po' tecnosauri, che magari avevano bisogno dell'assistente per collegarsi in una semplice video Skype, adesso hanno imparato chiaramente, magari si sono fatti aiutare dai figli, però hanno imparato assolutamente poi a gestirsi in assoluta autonomia, e anche questo secondo me modificherà molto le abitudini. Quindi quello che mi porto a casa è sicuramente un cambiamento probabilmente positivo, che sicuramente renderà secondo me anche più facile e comunque più produttivo il modo di lavorare per noi e per tutta l'azienda in realtà. Certo, diciamo appunto è stato uno shock digitale che possiamo anche toccare con mano con questa intervista che abbiamo fatto e realizzato a distanza. Chiaramente appunto io vi aspetto invece in studio quando sarà possibile, perché poi anche il contatto umano è veramente importante. Vi ringrazio davvero per essere stati con noi e vi auguro un buon lavoro. Grazie, grazie. Buona ripartenza allora a tutti quanti. Buona ripartenza a tutti e un saluto anche ai nostri telespettatori, e restate con noi.